grande. Ma tanti da fa. No, no, mi dipinge. Perché è un padron che lavora. Abbiamo iniziato questa primavera, abbiamo voluto piantare dei semi di canapa. Abbiamo piantati a Ponte Grande, in un piccolo terreno che ha offerto un signore. Abbiamo lasciato maturare senza fargli dietro niente. Adesso l'abbiamo tagliata, l'abbiamo portata, l'abbiamo messa nel pozzo a far macerare. I semi li facciamo seccare e poi si farà la farina. Questi devono seccare e poi farli prima, seccare, prima li fai seccare, poi si pestano, esce il guscio e poi si macina come macinare il grano. Questi qua invece si fa macerare e poi si faranno, se è possibile, se ci sarà qualche volontario che è ancora capace, si faranno le scarpe, pantofole. E abbiamo qui una signora volontaria che è molto capace, giusto, di fare questa lavorazione, sì, delle pantofole? Sì, le pantofole sì, le facciamo. Adesso noi usavamo la corda che compravamo, e invece i nostri nonni, io mi ricordo la mia nonna, che faceva questo lavoro. Poi tirano giù questi fili di canapa che poi vengono intrecciati, lavorati, e poi si fa il sotto della pantofola. Anche le lenzuola? Sì, le lenzuola, asciugamani. Così viene tolta, almeno che ricordi di ragazzina, di bambina. Il filo? Fanno così, tirano un filo così, pressa poco, ecco. Questa viene marroncino, no? Sì, questa, sì, dopo viene il filo così e viene intrecciato. Ritorta e poi girata. Ecco, una cosa così, almeno una cosa così io mi ricordavo. Però adesso, vede? Beh, adesso è bagnata, non rende l'idea, ma viene una cosa così. Esattamente, e dopo poi dopodiché si cuciono uno con l'altro, no? Usavano anche stiol, idroampar, sì, per accendere il fuoco. E poi il centro lo faccio seccare, che lo userò per i bambini a fare le bolle di sapone. Quindi usiamo tutto, viene usato tutto. Luciana, Tiziana, Tiziana. E poi c'è la signora Maristella, ma siamo un gruppo, anche lei. Maria Stella Benedetti. Ed è la presidente del gruppo? Matranga d'Arcon di Bagno. Che tradotto vuol dire? Donne col costume tradizionale del paese. Abbiamo incominciato facendo un corso per riscoprire tutti i lavori antichi. La filatura della lana, la tessitura di queste cinture che noi chiamiamo curoge, che sono quelle del nostro vestito, chiacchierino. Chi non era capace magari a fare le calze che facevano una volta, chi è stato capace ha insegnato. Poi cosa che abbiamo fatto? Siamo ancora le pantofole, le pantofole in primis. Invitiamo tanto i giovani, perché sarebbe bello non lasciar perdere le nostre cose. Sono andata apposta perché volevo lei ha imparato bene, le fa bene le usanze, sì. Giusto, via. No le fa bene, le fai bene, sì. La nostra Valle Anzasca, la Valle del Monte Rosa. C'è un tetto. Questa la vogliamo dentro. E c'era un tetto. L'anno prossimo facciamo una piccola chiusa con uno scudello. Qualunque legno, poi quando ci sono cambia. Ma golà di Esmi da metà bagno. Che spruzza! Lavarla, la mettiamo a bagno, la laviamo. Adesso quella lì deve essere pronta, perché si spanga. Quando si sfila è pronta. Sì. Questi filamenti. Sì, io penso che 15 giorni sono più che sufficienti. A burro hanno anche il telaio. Perché ha ragione, trovati giusto. 15 giorni sono giusti. In più marcisce.